essere veloce. Chi sono? Io sono Elisabetta e lavoro in Assist Digital. Assist Digital è una società, come diceva Andrea, di quelle che si fanno pagare per fare ciò, ma non abbastanza. È una società che fa di tutto, fa consulenza in tanti settori, marketing automation, digital, a tutto tondo, sviluppa software e abbiamo anche call center. Quindi noi costruiamo call center e abbiamo anche le persone che rispondono. Perché ve lo dico? Perché poi l'aiuto umano sempre si ricalcia tutto. E in più c'è anche una unit, che è la unit della quale faccio parte, che si occupa di intelligenza artificiale, di soluzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale. Marco è il nostro capo, è il responsabile di tutta la unit. Il gruppo è un gruppo di innovazione all'interno di Assist Digital, siamo una trentina di persone. Siamo suddivisi in parte di design, della quale io faccio la rappresentanza, la parte di smanettoni, quelli bravi sull'intelligenza artificiale, gli algoritmi, sanno utilizzare tutte le piattaforme, sanno utilizzare RASA, sanno utilizzare Dialogflow, IBM, hanno sviluppato una piattaforma di chatbot, noi abbiamo una piattaforma proprietaria, e poi abbiamo il gruppo che si occupa della parte di knowledge base, e noi li chiamiamo i knowledge engineer. Loro sono tra chi è linguista, chi è matematico, anche loro sono delle belle capoccione, nel senso di molto intelligenti, e sono le persone che poi fanno il training, fanno la modellizzazione di tutta la parte di conoscenze, fanno anche poi tutto quello che è il fine tuning e il check continuativo delle soluzioni che vengono create. Quindi sembra che il gruppo sia grosso, ma in realtà quando facciamo un chatbot ci lavorano molto più persone. Oltre a quelle che vi ho detto, ci lavorano tutti quelli che fanno la parte più di ricerca, sia qualitativa che quantitativa, tutta la parte che ci aiuta a strutturare il call center o a integrarci con la parte di call center e poi a mettere in connessione gli operatori umani con il chatbot, e tutta quella che è la parte tradizionale di visual design o di sviluppo di front-end. Quindi siamo proprio un bel team, c'è un sacco di gente quando si crea un chatbot, almeno nei nostri progetti. Che cosa facciamo? Facciamo sia voce sia chatbot testuali, quindi sfruttando canali di messaggistica già esistenti oppure chatbot web, utilizzando appunto piattaforme varie o la nostra quando ce lo richiede. Con quale approccio sviluppiamo? In tutti i progetti che noi facciamo abbiamo un approccio user-centered. Come ci diceva Andrea, partiamo non da quello che è fattibile, non da quello che la tecnologia ci permette di fare, ma da quello che studiando capiamo essere il bisogno degli utenti, messo insieme poi ovviamente ai bisogni del business, cerchiamo di coinvolgere le persone che poi dovranno utilizzare quelle stesse soluzioni per capire se quello che abbiamo pensato va bene, lo facciamo e lo monitoriamo costantemente in modo da affinarlo e cambiarlo continuamente. Questo su tutto, ma che cosa vuol dire? Che quindi quando un cliente ci chiama e ci dice ok, voglio fare un chatbot, facciamolo su Dialogflow. No, qua non parte il tech che sviluppa. Noi abbiamo un pezzo precedente che è quello di capire ok, ma che cosa ti serve? Che cosa vuoi automatizzare? Quali processi vuoi mettere su questo chatbot, voicebot o qualunque cosa essa sia? E soprattutto, sta su un canale solo, è un mix di voce e qualche cos'altro, e così via. Come lo specifichi, come lo misuri, e poi dopo si pensa all'implementazione. Ma non è finito, perché noi nel processo, in realtà, come vi dicevo prima, abbiamo tutta una parte di ricerca, è la ricerca qualitativa e quantitativa che ci aiuta a capire che cosa dobbiamo inserire dentro a questi studi, come li dobbiamo addestrare davvero, ci aiuta a capire esattamente il design, ce lo fa costruire magari prima ancora di effettuare lo sviluppo effettivo, e poi dopo ci aiuta a capire come tornare indietro e modificare la soluzione o il servizio in generale. Nei nostri progetti che cosa c'è di diverso rispetto ai progetti classici da società di consulenza del digital? Il dataset, il tipo di deliverable e quello che viene chiamato test. Io a volte mi trovo di fronte ai clienti che mi chiedono ah, ma quindi non basta solo il test funzionale? No, non basta. Vediamo. Allora,
i dati, il dataset, la centralità dei dati. Noi facciamo un mix di ricerca qualitativa e quantitativa per andare a capire quali sono i punti critici, quali sono le formulazioni, che frasi vengono usate, quali sono gli argomenti di interesse delle persone che devono utilizzare quel tipo di chat. Come le persone parlano, se parlano già su qualche strumento, ad esempio alcuni hanno già dei chatbot, la maggior parte non ha dei clienti che viene da noi, però può essere. Spesso hanno degli VR, quindi anche da lì possiamo capire quali sono i problemi. Ma soprattutto tutti quanti hanno dei call center, quindi noi andiamo ad ascoltare in cuffia insieme a quelli del call center per capire chi chiama, che cosa chiede, che frase usa, perché è importante sapere qual è la formulazione, quali sono gli argomenti. E poi facciamo data collection originale. Che cosa vuol dire? Che chiediamo alle persone, con metodi più o meno ortodossi o più o meno veloci, chiediamo alle persone loro che cosa chiederebbero a un chatbot. E in questo caso era una, diciamo così, guerriglia user research, e in questo caso utilizziamo anche proprio SMS, WhatsApp, Telegram, qualunque cosa che sia vicino al canale della messaggistica. Quando usiamo la voce, parliamo al telefono oppure intervistiamo direttamente le persone. Quindi ogni metodo di ricerca per noi è valido pur di recuperare quello che i clienti solitamente non hanno, e cioè qual è l'elenco di tante formulazioni che dobbiamo usare per dare gli esempi alla piattaforma o per inserire tutte le occorrenze del nostro sistema di regole. Di solito i clienti non ce l'hanno questa informazione, e quindi noi così la recuperiamo. E recuperiamo con queste modalità due e più argomenti. Uno sono proprio le formulazioni. Un altro argomento è proprio il bisogno informativo in sé. Questo ci dà una direzione su quello che vi dicevo, la strategia, che cosa devo automatizzare e che cosa vuole sapere la persona. Vuole sapere questa informazione, ma è complessa. Ce l'ho io l'informazione, ma come ce l'hai? Come me la dai? Quanto è strutturata, quanto è incasinata, quanto è lunga, quanto è corta. E noi ci facciamo dei pensieri, ci facciamo poi anche degli use case. Questa richiesta me la chiede un cliente all'anno o 100.000? Vale lo sforzo che farai? Noi dobbiamo costruire i nostri chatbot sui business case, e cioè di solito dobbiamo garantire al cliente che quell'investimento che farà riuscirà a recuperarlo, tipicamente riducendo lo sforzo aziendale, che è il costo di call center. E poi da lì, appunto, come vi dicevo, abbiamo già un aiuto, un phrase mapping, noi lo chiamiamo così, per andare poi a fare il training delle piattaforme e quindi avere degli esempi veri, non creati dal manager che dice: ah, secondo me i miei clienti mi chiederanno questo, ci mandano Excel. No, noi quello lo prendiamo dalle parole delle persone. Quindi ci dà una direzione per come creare questo chat. Vi dicevo, cambiano i deliverables. Io ho lavorato per 20 anni in società di consulenze normali, diciamo così, in progetti digital normali, dove i deliverable erano dei requisiti wireframe e poi si passava allo sviluppo. Qua da dove partiamo? Dalla costruzione della personalità. Il chatbot, che sia voce, anzi ancora di più, o che sia scritto, ha comunque una personalità. La nostra tendenza è quella di comunque vederlo come un essere umano, antropomorfizzarlo, che ne si dia una personalità ben strutturata, o che non ci si pensi e lo si lasci abbastanza meccanico con la risposta. Quindi, visto che comunque la tendenza innata ce l'abbiamo, è bene pensare a costruire la personalità. Come si costruisce la personalità? Noi con i nostri clienti chiediamo sempre di partire dai valori del brand, se hanno già un tono di voce stabilito nelle loro linee guida. A volte sì, a volte no. Noi, considerate, lavoriamo con grandi aziende, spesso anche internazionali, quindi spesso abbiamo queste informazioni. Teniamo in considerazione, appunto, come si diceva, quali sono i bisogni informativi degli utenti, qual è la funzione di quel canale, deve essere un canale di divertimento, deve essere di assistenza, deve essere informativo, deve essere di vendita, eccetera.
qual è il ruolo del bot? È quello che mi permette di finalizzare l'operazione, oppure è solo un primo passaggio, recupera il lead e poi lo manda a qualche domanda? E poi ovviamente tenere conto di un genere di canali. Se io sono su Messenger ho un'interazione, se io sono sul sito ne ho un'altra, se io sono ovviamente sulla voce ne ho un'altra ancora. Noi questa differenza di genere la vediamo perché a volte abbiamo lo stesso chatbot su Facebook o sul sito e le domande che fanno le persone, il modo di interagire che hanno le persone, nonostante siano gli stessi clienti della stessa azienda, è comunque diverso. Quindi dobbiamo fare anche tutti questi pensieri. Costruiamo la personalità con tutti questi input, sì, ma che cos'è la personalità? La personalità è come si deve comportare sempre quel chatbot, e cioè ha un genere, ha un nome, ha una faccia, non ce l'ha, dichiara che cosa è, cioè che non è un essere umano, come utilizza le parole, utilizza le emotiche, non le utilizza, come reagisce alle situazioni, se io lo offendo che cosa fa, se io dico che non capisce niente che cosa fa, se io parlo di qualche argomento, lui ha degli argomenti tabù e come si comporta in quei casi là, e se io gli faccio delle domande fuori dal perimetro, che è il perimetro concordato con il cliente del mio schema, lui o lei come si comporta. Quindi il risultato di questo deliverable è una spiegazione per tutti questi temi, e noi di solito la rappresentiamo anche per farla più semplice per i clienti con delle caratteristiche, degli esempi già di dialogo, e le riconduciamo a quelle che sono le caratteristiche della personalità di Myers-Briggs. E poi, se c'è un qualche personaggio famoso che sta in questo quadrante, lo accoppiamo in modo da dare quasi un volto e una caratteristica vera al cliente di quel chatbot. Non è detto che poi prenderà quel nome o prenderà quel genere, però per il cliente è più semplice comprendere qual è la personalità. E perché la deve comprendere? Perché poi ogni volta che verrà scritto un messaggio o verrà fuori una conversazione dovrà seguire quelle caratteristiche. Quindi è una specifica di alto livello del comportamento del chatbot. L'altro deliverable che noi utilizziamo sempre al posto dei wireframe sono i dialoghi, le mappe dei dialoghi, gli alberi a blocchi, perché anche noi ci troviamo nella condizione di quasi mai avere dei chatbot molto risposta, ma di avere dei chatbot molto complessi, con tante ramificazioni, tanti argomenti e tanti elementi da tenere in considerazione. E quindi i dialoghi diventano strutturati, diventano lunghi, diventano annidati, e c'è bisogno di tenere delle tracce, soprattutto perché, essendo una società che lavora per altri, gli interlocutori e gli attori sono tanti. Il design, il cliente, chi sviluppa, o anche piattaforme terze. Quindi c'è bisogno di un modo comune per comprendersi e tenere traccia di tutto. Il modo che noi abbiamo trovato è fare degli alberi in cui si tiene conto di tutto, quindi il percorso felice, l'equipaggio, come si chiama, ma anche quello che prevede informazioni parziali, errori e tutte le formulazioni alternative. Siccome noi di solito lavoriamo con sistemi che hanno l'NLP e l'NVU per l'identificazione dell'input, noi ogni volta che inseriamo o una richiesta o anche il pulsante, quello lo dobbiamo sempre prevedere con dei sinonimi, perché anche per noi non è mai possibile alla scelta di una determinata opzione dare la risposta sbagliata, perché poi abbiamo dei clienti che ce ne chiedono tanto, e quindi anche là vuol dire avere formulazioni alternative non solo per la richiesta iniziale ma per ogni step di processo, e quindi gli alberi si complicano. Per cui il consiglio che noi diamo sempre ai nostri clienti, perché poi i clienti vogliono apprendere, si vogliono prendere autonomia nel costruire e nell'aggiornare quello che noi consegniamo, è di non ragionare mai con dei file Excel di conversazione, ma di costruire degli alberi con la conversazione vera dentro, non i loro mixo, i testi veri, prendere le frasi vere che abbiamo raccolto all'inizio e durante, e dare anche la forma visiva realistica dei template che si intendono utilizzare. Così si ha la conversazione nel posto giusto e si ha la vera comprensione di ciò che succede. Non è semplice perché gli alberi prolificano. Come vi dicevo, noi lavoriamo con gli utenti e
e con approccio user center, e questo vuol dire che noi facciamo test continuamente in maniera più o meno ufficiale, avete visto, no, con i messaggini, e lo facciamo anche dopo aver fatto questi grafici, e cioè come? Leggendoci la conversazione che abbiamo scritto. Voi scrivete le frasi del chat, se ve le leggete tra colleghi già vi rendete conto di quanto è poco naturale, e allora iniziate a semplificare, a renderla più affine a quello che è la personalità. Questo è il primo passaggio da fare di test. Poi che cosa facciamo? Il mago di Oz. Il mago di Oz è una modalità velocissima per testare. Qua siamo noi che testiamo un'idea di chatbot mandando gli sms. Io ero dietro, facevo finta di essere la piattaforma, mandavo gli sms, mentre la persona qua che interagiva riceveva gli sms pensando che fosse il prototipo di un chatbot, invece non lo era. Però anche questo ci serve per capire se era tutto comprensibile, era quello che si aspettava, le risposte erano quelle corrette, avrebbe voluto un qualcosa di più, qualcosa di differente, maggiori dettagli, minori, il contenuto era scritto bene, era chiaro. Noi facciamo tutte queste domande durante questi interventi, facciamo anche delle costruzioni molto veloci con prototipi di carta, ci immaginiamo la conversazione, la ritagliamo con un po' di varianti e poi con le persone gli chiediamo ma secondo te qua com'è che dovrebbe essere? Quindi qui non testiamo le caratteristiche di comprensione del sistema, ma quello che le persone in realtà vorrebbero vedersi rispondere da un sistema di chat. E poi ovviamente quando il prototipo è funzionante o c'è il prodotto live, facciamo i test e andiamo a verificare tutto, quindi quanto è stato compreso, come funziona, le interazioni degli oggetti grafici, se sono chiari, così via. Quindi testiamo sempre. Il prodotto che va live, nelle versioni voce testiamo anche gli ambienti, perché c'è tantissima differenza tra una stanza in viva voce, in strada e così via. Le cuffie e non cuffie. Abbiamo un laboratorio di test con il mirror, e lo streaming, le telecamere, eccetera, quindi possiamo fare dei test anche ben solidi come metodologia. E il nostro modello di test continuo è quello che diciamo sempre ai nostri clienti di fare per affrontare un progetto di chatbot, cioè quando arrivano da noi, dobbiamo fare un chatbot che fa tutto. No, attenzione, assolutamente no. Partiamo con una cosa molto piccola, facciamo tutte quelle analisi, capiamo come parlano, cosa si fa, perché se diamo in pasto un chatbot che dice di fare tanto ma poi non capisce una beata fava, è la fine. E quindi allora il consiglio nostro è partiamo piccolo, concetti magari anche poche formulazioni, lo mettiamo in pilota con una sottoselezione di utenti, lo mettiamo live così vediamo che cosa c'è, e dopo che abbiamo capito tutto, l'abbiamo allargato, è solido e siamo tutti contenti, allora diciamo che andiamo live con una versione più grande e da lì andiamo allargando use case, allargando conversazioni. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare sempre. Una cosa che abbiamo fatta era Vodafone, che tutti conoscete. Vodafone ha Toby, realizzato in più nazioni, UK fatto con Watson, UK e Italia in questo caso non hanno lavorato insieme, non è lo stesso progetto, però l'impianto è simile, cioè anche hanno iniziato con pochi use case e man mano nel tempo il chatbot è cresciuto. In UK è nato con il supporto all'acquisto delle schede SIM, quindi come miglioramento di un processo di acquisto in più step che finiva poi con il carrello e con compra questo piano. I numeri che dichiarano loro, qua trovate la fonte, sono dei numeri pazzeschi, positivi è dire poco, le conversazioni gestite sono tantissime, è aumentato il livello degli NPS dei loro clienti, il tempo di attraversamento di tutto il flusso è migliorato, le conversioni sono innalzate, una roba pazzesca. Sono strafelici e appunto per questo negli anni è diventato molto più performante.
Italia non ho gli stessi numeri, ma in Italia va bene lo stesso. L'abbiamo fatto noi da, mi pare, qualche mese del 2016, non mi ricordo, a metà del 2018 è passato a Microsoft, quindi hanno preso tutti i nostri intent, che erano all'epoca forse più 300, 200, non mi ricordo neanche più, e hanno rimesso tutto sulla piattaforma di Microsoft. Quindi quello che adesso vedete usa Microsoft e usa Luis. Anche loro dichiarano di avere la gestione autonoma delle richieste su questo tipo di richieste, quindi qua siamo ancora su un qualcosa di informativo molto alta, e comunque già quando avevamo noi anche lì avevamo le tasse di conversione che erano migliorate e le NPS più alte. Quindi lo strumento del chatbot è uno strumento che in queste fasi qua funziona. Funziona da tanti punti di vista. Questo è il team che lo gestisce, perché anche Microsoft hanno tutta una serie di persone che tutti i giorni controlla, guarda e cerca di capire come può migliorare. Questo è un po' il processo, che è quello che vi dicevo, sempre controllare quello che dicono le persone, sulla base di quello si fa una decisione se il learning è un learning da mettere a fattore comune, e poi da lì si costruisce, si migliora e così via. E in più Vodafone ci dice che secondo loro il funzionamento positivo di questo chatbot deriva anche da un approccio cambiato nei sistemi interni, nelle architetture interne, cioè quello di avere un layer che gestisce le informazioni per il digitale. Questo perché ve lo dico, perché una delle cose che anche noi troviamo spesso, e cioè la carenza di connessione con altri sistemi aziendali per poter recuperare delle informazioni. E anche Vodafone, soprattutto dagli UK, ci dicono che le cose che loro nel tempo hanno appreso sono appunto quelle di stabilire la fiducia partendo dal piccolo, la modalità pilota. Lavorare sulla personalità, che per loro è l'elemento differenziante e anche quello che fornisce un NPS così alto. Dare un mix al chatbot e quindi fornire il supporto, quello che vi dicevo prima, avere un operatore che può essere lì a fare intervento. E appunto la questione di avere uno staff capace di dare informazioni anche al chatbot. Che cosa ci chiedono gli altri clienti? Come vi dicevo, a noi di solito mai ci chiedono questo tipo di chatbot. Quello di processo ne abbiamo fatto uno, Europe Assistance, per chi lo conosce, l'assicurazione per gli incidenti stradali. Se qualcuno di voi ha avuto un problema sulla strada, chiama o usa il chatbot e risponde il nostro sistema. Conversazioni semplici, ne facciamo poche, di solito ci chiedono il troubleshooting. E cioè quei processi in cui abbiamo conversazioni lunghissime dove il cliente, anzi l'utente, inizia non sapendo neanche esattamente come esporre il proprio problema. Io ho un qualcosa che non funziona. E noi questi chatbot li facciamo su media, su oggetti di IoT, su acquisto di biglietti e così via. Quindi anche ambiti diversi. E a volte il problema è che non esistono neanche delle procedure stabilite, quindi noi ci troviamo spesso nella problematica di avere il contenuto vero per dare delle risposte. Quello che i clienti con noi raccontano, e che poi mi sembra di aver capito anche dal tuo intervento, Andrea, che c'è paura nel utilizzare le piattaforme dove c'è il machine learning, o addirittura azzardare a dire dai proviamo un po' il generativo, è quello di non avere il controllo su quello che succede. E quindi da un lato c'è un sforzo notevole per preparare i dati che nessuno ha e nessuno ha voglia di prepararci, c'è un po' anche di ingenuità sola, ma come non fa tutto da solo. E poi appunto c'è la paura di non poter stabilire per bene che cosa deve essere risposto e come deve comportarsi questo oggetto. E infatti qua vi ho riportato alcune osservazioni che ci fanno i clienti.
una delle cose strane che ci capita di sentirci dire è quello del il chatbot va bene, ma non se ne parla che abbia delle informazioni sul mio cliente. Ora, avere l'informazione sull'altra persona è il fondamento della conversazione tra esseri umani. Io parlo con te, mentre parlo con te cerco di capire degli indizi, sapere, inferire qualcosa e mi so relazionare. Se io e te ci conosciamo da 15 anni, magari non ti ripeto sempre le stesse quattro cose, perché alcune le ho già messe nel mio bagaglio di conoscenza. Ecco, voi immaginatevi, noi dobbiamo fare quella roba là complicatissima del troubleshooting senza sapere chi è quel cliente che ha quel problema magari per la terza o quarta volta e che forse ha già fatto qualcosa con quell'azienda. Noi non dobbiamo riuscire a parlargli senza farlo arrabbiare, senza sapere niente di lui o di lei. Quindi diventa complicatissimo. Ma perché? Perché nelle aziende c'è un'economia complessiva che è quella del però devo chiedere all'altro dipartimento, e però c'è tutta la questione della GDPR, però i dati, però le API dal CRM mi costano, tutta una serie di argomentazioni che fanno sì che la maggior parte dei nostri prodotti, dei nostri chatbot, debbano essere con gli occhi chiusi. E questo è veramente complesso. Complesso poi raggiungere la soddisfazione del cliente. Alcuni ci chiedono anche di fare i chatbot, soprattutto quelli di troubleshooting, perché ci sono dei problemi di funzionamento nella loro app, nei loro prodotti, nei loro siti, e quindi costruiscono un'infrastruttura che deve dare delle istruzioni per superare quello che è un modello di funzionamento poco usabile. Per cui noi spesso ci troviamo a dover raccontare alle persone come funziona qualcosa che per quelle persone è inconcepibile, che è uno dei, diciamo così, dei problemi di decodifica della conversazione umana. Io uso un codice quando parlo con le persone. Se parlo con dei termini difficili, sto rendendo difficile all'altro comprendermi perché stiamo usando un codice diverso. Lo stesso se io gli sto dicendo qualcosa che è totalmente diverso da quello che si aspetta, da quello che pensa essere il funzionamento del mondo. Quindi i nostri chatbot spesso devono superare queste difficoltà. Per cui difficoltà 1, non so chi sei e ti devo parlare lo stesso. Mi metti in difficoltà perché ti devo anche raccontare delle robe che non stanno né in cielo né in terra e quindi diventa sempre più difficoltoso. Quello che vi dicevo prima, spesso i clienti dicono ma questi sistemi con l'intelligenza artificiale non fanno tutto da soli, ma serve il contenuto, ma il contenuto strutturato, ma perché non potete prendere quella pila di fogli di carta, di PPT, di qualunque cosa che è un po' la catastata? No, c'è anche un po' di, diciamo così, ancora ingenuità su quello che serve per dare impasto, informazione a questi sistemi. Quindi noi di solito cosa facciamo? Ci mettiamo lì e praticamente ricostruiamo il contenuto, lo sintetizziamo, lo scriviamo anche proprio dal punto di vista delle persone e non dal punto di vista aziendale, quindi facciamo anche un lavoro proprio di scrittura e di copy. Abbiamo dei clienti che sono su questi strumenti ossessionati dal feedback, quindi vorrebbero sapere in tutti i momenti, anche al ciao del chatbot, è andato bene, ma che risoluzione ha dato, ma ha capito, ma ha un feedback positivo. Quindi anche un eccessivo controllo di come va la conversazione senza anche là rispettare quella che è la regola della conversazione umana. Il feedback è un qualcosa che io devo percepire e soprattutto nello strumento digitale è un qualcosa che io sono disposta a darti quando ho raggiunto il mio obiettivo. E poi più delle volte se l'ho raggiunto non te lo do e non ce ne se ne deve fare un cruccio perché è così che funziona. Ma spesso ai clienti questa roba qua rosica e quindi nei nostri chatbot ci sono mille richieste di come sono andato, ti è piaciuto, hai trovato tutto, era giusto, eccetera. E poi la cosa che a noi ci turba di più. Allora, nei nostri chatbot anche noi utilizziamo pulsanti, template visivi in modo da
dare informazioni strutturate e guidare l'interazione. Però spesso cerchiamo di fare un mix tra quello che è scrittura libera e quello che è guida con i pulsanti. Ecco, i nostri clienti, appena alla prima messa online dell'MVP, quindi della costruzione più piccola, quando vedono che le persone scrivono, non sono pronti al confronto bidirezionale e quindi più delle volte ci chiedono di chiudere il più possibile i nostri flussi e quindi di inserire pulsanti di scelta, percorsi guidati e di evitare il più possibile che ci sia l'affordance allo scrivere liberamente, che se ci pensate è un po' il controsenso delle interfacce conversazionali. Ma noi, i nostri clienti, quasi tutti ci chiedono questo. Quindi il nostro lavoro, quello della parte design, qual è? Quello di fare un ponte tra regole di psicologia semiotica, linguaggio, linguistica, tecnologia e design per costruire quella che è la comunicazione. Vi ho un po' anticipato il problema del codice, che cos'è, che avviene nella in ogni comunicazione tra esseri umani, e dei problemi di codice quando vengono utilizzati, perché sono problemi che il chatbot deve superare. Nella comunicazione, tra l'altro, appunto, il problema delle informazioni sulle relazioni, che sono quelle che fanno la base della conversazione umana, noi spesso siamo là che ci inventiamo modi per superarle, e poi per fare le nostre conversazioni noi ci basiamo su quelle che sono le conoscenze sulla comunicazione umana, perché alla fine molto spesso siamo al fido del sembra di comunicare con un agente, un operatore del call center. E quindi anche noi ci basiamo su quella che è dire la verità, dire al punto giusto, non dire di più, non dire di meno, non dire cose false, eccetera. E soprattutto il come lo diciamo, che è la personalità, e anche quello di stare attenti alla sequenza, perché a seconda delle risposte si innescano dei comportamenti negativi. La massima qua della conteggiatura, l'esempio classico che la descrive, è quella del litigio tra marito e moglie. Il marito che dice una cosa, la moglie si arrabbia e le risponde con il broncio. Il marito si arrabbia ancora di più, ma la moglie ancora risponde ancora peggio. Ed è un circolo che si autoalimenta in negativo. Questa conteggiatura. Quindi noi, con quei flussi che sono così annidati, se non stiamo attenti a riportare in positivo la comunicazione, poi dopo ci troviamo il feedback negativo, e allora il cliente dice: ah, ma questo chatbot non funziona. Quindi dobbiamo essere attenti anche ai modi della conversazione. E poi, soprattutto, dobbiamo essere attenti a quella che è l'economia di qualsiasi essere umano durante una conversazione, e cioè devo spendere il minor possibile sforzo cognitivo per capire quello che mi sta dicendo e deve essere della maggiore utilità per me stesso. Per cui noi, a partire da informazioni che non sappiamo sulla relazione del cliente, dobbiamo essere bravi a mettere un messaggio sintetico, ma che possa essere utile con tutte le informazioni per risolvere quel problema o quella richiesta del cliente. E non è facile, per questo testiamo continuamente, perché dobbiamo continuamente addrizzare il filo. Le regole della comunicazione efficace vanno benissimo anche per la struttura delle conversazioni di chatbot, soprattutto la sintesi e la chiarezza. E la cosa che spesso si tralascia, ma la cosa importante, è che la conversazione in questi casi è l'interfaccia, quindi il come si dice qualcosa, il come si organizza la struttura del dialogo, la parola che viene scelta è quella che guida l'azione. Ad esempio, prima ho visto che ti avevi messo come ti chiami nel chat. Il come ti chiami è un comando che può essere ambiguo, perché la persona può rispondere con: io sono Marcello Mastroianni, io sono Marcello, io sono Mastroianni, io sono Mastroianni Marcello. Ora te, a seconda della base che hai dietro, dei dati che hai dietro, potresti capire che questo è il nome oppure il cognome, questo è tutto il cognome, eccetera. No? Allora l'interfaccia è la conversazione, dobbiamo strutturare il dialogo in modo da essere il più accurati possibile, il meno ambigui possibile. Quindi, qual è il tuo cognome? E quello mi risponde con il cognome, o mi dice tutta un'altra cosa perché cambia argomento. Bene, e il tuo nome? Quindi ho suddiviso la richiesta di informazione in due con un ordine che ho deciso io, e l'ho fatto perché pensavo fosse la cosa migliore per
per ogni informazione, per ogni interazione, questi sono i pensieri che noi ci facciamo. Per cui c'è proprio la parola e l'interfaccia, come se fosse un pulsante della pagina web. E tra l'altro, siccome la conversazione è sequenziale, dobbiamo stare attenti a far capire quali sono gli utilizzi e le azioni possibili. Qua non siamo in una pagina web dove vedo i vari delle cose che posso fare, non ho nessun indizio. Quindi la cosa ottimale è che per ora noi nessun cliente ci ha permesso di fare, è quello di dare le indicazioni di che cosa si può fare già all'esterno, la pagina del sito, il packaging del prodotto, qualunque cosa sia, come giustamente fa signor Google e come fa adesso anche Vodafone, perché ha puntato molto sul prodotto. E quello che viene fatto in queste pagine è dare degli esempi di frasi che si possono dire al chatbot, e così in contemporanea, fuori e poi dentro viene spiegato qual è il perimetro di azione di quel chatbot, cosa può fare e cosa io non gli posso chiedere, perché se non ricopre quell'ambito non potrà dirmi, non potrà darmi una risposta. Dentro l'interfaccia, questo è un esempio di Google, questo è un chatbot di Skype, dove al che cosa sai fare mi racconta con brevità, perché appunto è sempre un chatbot e non può darmi una chilometrata di contenuto, mi dice grosso modo qual è il suo perimetro di azione. Ma questo è importante anche all'avvio. L'onboarding è uno dei momenti cruciali del chatbot, in cui all'apertura io devo, in non tantissimi scambi, far capire che comunque non è un essere umano e non è un operatore del call center vero, devo fargli capire qual è il perimetro e devo fargli capire che cosa mi può chiedere con quale formulazione, perché in un sistema che fa anche troubleshooting abbiamo persone che mettono là e elencano tutto il problema scrivendo un papiro di 15 righe. Quindi dare delle istruzioni e poi finalmente dargli la via perché possa scrivere. Questo ad esempio noi lo facciamo anche quando il motore non comprende o ha dei conflitti nei punteggi degli item, e quindi gli riproponiamo quali sono gli argomenti, in questo caso con delle card, per cui può anche scorrere senza la necessità di scrivere. E la cosa ottimale da fare, e questo è il perché l'interfaccia alla conversazione, non è dare delle regole, perché se io do una regola aumento lo sforzo cognitivo, la cosa con un minore sforzo è quella di dare degli esempi, perché noi impariamo dagli esempi. Per cui qua a Spotify che cosa mi dice quando io prendo e cerco di navigare tra le action? Mi dà delle frasi che io posso dire per far funzionare quell'action, però non mi sta dicendo la regola. Avrebbe potuto scrivere: guarda che nell'action nel disco di file puoi ascoltare della musica e la scelgo io in quel caso, oppure puoi ascoltare un artista, puoi ascoltare una canzone precisa oppure un genere, e io poi devo tradurre questa istruzione in esempi. Mi hai fatto fare uno sforzo, ti metto gli esempi, io da qua capisco che posso fare esattamente quelle cose. Quindi ti ho semplificato la vita, sono stato utile e ho raggiunto forse in maniera migliore un'utilità per me, per il chatbot. Quindi in questo senso la sequenzialità e l'essere l'interfaccia della conversazione ci aiuta a progettare. E noi di solito quando progettiamo partiamo da quelli che sono gli argomenti con più alto volume e più basso valore, perché le questioni, le domande, gli argomenti con il valore alto sono quelli più complessi, sono quelli dove giusto ci sia un essere umano che dialoga con l'essere umano. Ora, se avete ancora 2 minuti di forza, vi faccio vedere dei chatbot che abbiamo realizzato. Uno è di Sky e uno è di Nasdaq. Allora, quello di Sky è da qualche mese che è live, è partito come solo troubleshooting, e infatti lo trovate nell'area di assistenza, e poi mano a mano è diventato un aiuto alla navigazione di tutte le loro proposte commerciali. Questo non è basato su
ci sono ormai tipo Vodafone, 300 intent, eccetera, e tantissime regole per farlo lavorare, perché potete immaginarvi la commistione di informazioni, di concetto che ci possono essere. Vi faccio anche già solo l'esempio dei nomi dei prodotti. Sky ha un prodotto che si chiama Sky Q, un prodotto che si chiama Sky Go, e persone che confondono già anche i nomi. Ha delle app che si chiamano Sky Q per clienti Sky Go, che fanno cose diverse rispetto a questi due prodotti, e classificazioni dei clienti, dove i clienti stessi qua al chat chiedono: ma io che cosa sono? Cliente in un modo o cliente in un altro? Quindi totale confusione, un dominio con tantissimi prodotti, tantissime informazioni e clienti confusi. Quindi è abbastanza complesso. Il chatbot dà informazioni e cerca di risolvere anche problemi tecnici, e qua immaginatevi i problemi tecnici: non vedo, non funziona il multiscreen, Skygo non va, ho perso, problemi tecnici di tutti i tipi. Questo è un video, perché avevo paura che non funzionasse la rete, ma se andate solo lo vedete, è un video di come funziona, e vi ricordo, non sa niente di chi parla. Questo chatbot si apre senza chiedere GDPR, privacy, perché noi siamo tagliati completamente fuori da tutti quelli sui sistemi informativi di Sky, e per noi questo signore che sta interagendo è uno sconosciuto, e lo rimarrà per sempre. I flussi utilizzano dei template comuni che cercano di essere familiari con quelli che possiamo vedere su Messenger, quindi se qualcuno ha già interagito, noi cerchiamo di sfruttare anche quella familiarità lì, e appunto, come avete notato, uno può scrivere o può scegliere pulsanti, e il motore cerca di rispondere come può. È stato programmato anche per un minimo di conversazione fuori dal contesto, quindi i saluti, che cosa sei, se un uomo, una donna, dà delle risposte. E c'è anche appunto una parte di troubleshooting, che è questa qua, dove anche noi, avendo delle procedure molto lunghe con delle sequenze di azioni, fai questo, fai quello, fai questo, fai quella, ci siamo costruiti un template ad hoc, che è un template con passaggi, e finché non hai fatto quel passaggio non puoi proseguire alla conversazione successiva, anche perché l'economia dello schermo, questa è la versione di Xcop, ma il chatbot si può accedere anche dall'app, l'economia dello schermo è limitata, e quindi le informazioni non possono essere più lunghe di un certo tot, perché altrimenti si perde proprio il flusso della conversazione. Questo chatbot ha i suoi limiti, perché a volte non comprende, ci sono delle richieste semanticamente molto simili, ha tante ambiguità, quindi anche lui ha una sua percentuale di problematiche. Ah, questo è il template che dicevo. Però comunque Sky, nonostante tutto, ne vede un beneficio rispetto alle persone che in call center rispondono rispetto a questi argomenti. E quindi Sky, per questo del tempo, ha deciso di aumentare sempre di più troubleshooting e parte informativa. Chissà che un giorno magari ci permettono anche di introdurre la profilazione, quindi saper rispondere a queste persone avendo coscienza della relazione che c'è con quel cliente. E io direi che questo è quanto. Se avete domande... parlano liberamente, e i loro clienti spesso, perché abituati dagli operatori del call center,
si presentano e dicono ciao, sono Mario Rossi, codice cliente, bla bla bla. Oppure, ciao, guarda, voglio cambiare il metodo di pagamento, questa è la mia carta di credito. Ci buttano là direttamente nel servizio. E quindi noi quelle siamo obbligati a oscurarle in tutti i modi e la security di Sky ci vieta di andare a prelevare quelle informazioni perché poi noi saremmo anche noi depositari di informazioni sensibili. Noi cancelliamo, sì, cancelliamo, noi non memorizziamo niente, non abbiamo archivio. No, infatti per quello è complessissimo, sì, sì. E questo che è un lato security e poi l'altro lato che è quello che vi dicevo prima, dove alcune grandi società che hanno i dipartimenti non hanno facilità nell'ottenere e anche impegno nell'ottenere dati dinamici da altri dipartimenti. Quindi è un mix di policy, di security e un mix di opportunità barra risparmio rispetto a altri dipartimenti dell'azienda. Vi ho ucciso ben bene!